quanto riguarda i ragazzi, allora questo discorso è importante perché loro ovviamente sono destinatari di molte delle informazioni che circolano in rete soprattutto, ma dall'altra parte diciamo sono anche ragazzi che spesso si ritrovano senza un'educazione del saper scegliere le notizie, quindi come possiamo aiutarli? Sì, diciamo navigano in questo momento anche i ragazzi come noi stessi, navighiamo in un mare aperto. 30, 40, 50 anni fa avevamo quelli che possiamo definire dei facilitatori. L'informazione passava attraverso determinati canali, che erano i giornali, uno, due, poi tre canali televisivi, e quello era, l'informazione era quella cosa lì. Adesso siamo più responsabilizzati sia nella produzione in prima persona di informazioni, sia nel consumo delle informazioni. Cioè dobbiamo imparare a consumare bene, anzi a consumare meglio, e quindi, come dire, a selezionare le informazioni che ci passano davanti nei nostri flussi su nelle nostre bacheche su Facebook o sugli altri social network. Ecco, mi sembra fondamentale in questo momento non fare del terrorismo intorno a determinati strumenti, a determinate piattaforme come appunto Facebook, ma piuttosto imparare a capire cosa è buono e cosa no, qual è un'informazione fondata e una meno fondata, o anzi una, come dire, una bufala, e per così appunto costruire una e migliorare la qualità dell'opinione pubblica, che comunque è base fondamentale della nostra democrazia. Ultima domanda: è un noto politico spagnolo ha scritto un editoriale sul Paese l'altro giorno dicendo che la post-verità è un dichiarare un qualche cosa che è sempre esistito, e lui dice secondo me è semplicemente parlare di bugie, di menzogne, semplicemente abbiamo dato un nome nuovo. Se sei d'accordo, e soprattutto non credi appunto che, come dicevo all'inizio, si approfittino un po' di questo nuovo, di questo neologismo per cercare di mettere tutto nello stesso contenitore? Sì, io sono abbastanza convinto che sì, appunto per varie ragioni si semplifichi molto tutto questo. È vero, io credo che in questo momento, se un cambiamento c'è, è quello che, parlando in maniera un po' generalistica forse, c'è un'indifferenza maggiore alla verità e alla falsità. Cioè molte persone in questo momento, sebbene siano messe davanti a fatti verificati, li rifiutano malgrado tutto. Ecco, questa indifferenza alla verità delle notizie, alla verità dei discorsi, trovo che sia forse qualcosa di nuovo in questo momento.